Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Oggi realizziamo assieme questo astuccio porta uncinetti. È un astuccio davvero molto leggero e comodo perché contiene una discreta quantità di uncinetti e così abbiamo una custodia con i nostri uncinetti pronti all'uso e possiamo portarla tranquillamente nella nostra borsetta o quando andiamo in vacanza con noi o perché no realizzarla per un'idea regalo. All'interno della mia custodia io ho la fortuna di avere gli uncinetti della mia amica argentina Eve, un'artigiana bravissima che come vedete realizza il manico di questo uncinetto che è davvero leggerissimo, super leggero e molto comodo anche perché appunto qui nell'impugnatura ha una parte leggermente schiacciata e io li ho provati e si lavora davvero benissimo e è un'artigiana bravissima, come vedete li personalizza e li decora tutti a mano e sono davvero super fantastici. E poi ogni uncinetto, come vedete, ha il suo numero scritto, quindi è anche molto molto facile poi quando cercate leggere immediatamente la misura. Vedete anche quando sono riposte all'interno dell'astuccio, la misura è nella parte alta del manico, che di solito si trova appunto nella parte finale o interna, e quindi la lettura diventa immediata. Le decorazioni, che dire, sono assolutamente tutte fantastiche perché come vedete sono una più bella dell'altra. Guardate che decorazioni, veramente proprio molto molto belle e molto anche raffinate. Trovate tutti i numeri disponibili, appunto da quelli più piccoli, mi sembra che partiamo dagli uncinetti del numero 2 fino ad arrivare alle misure anche più grandi, come vedete qui abbiamo il 9, 10 e anche il 12, quindi per progetti con filati di spessori maggiori. E sono tutti, guardate, incantevoli. Io li trovo davvero fantastici ragazze, proprio fantastici. In descrizione sotto al mio video vi lascio il link sia della pagina Instagram, così potete andare a vedere le sue meravigliose creazioni, ed anche il link del suo sito internet. Le spedizioni degli uncinetti vengono effettuate in tutto il mondo e sono anche davvero veloci. Quindi vi consiglio di andare a curiosare questo meraviglioso sito per avere queste bacchette magiche deliziose. È un progetto molto semplice e veloce da realizzare. La custodia, vedete, è una custodia formata da un rettangolo che poi si ripiega in tre e si chiude con questo laccetto e all'interno io ho riposto i miei uncinetti, ho creato sei scomparti per posizionare sei numeri di uncinetto e ho lasciato uno scomparto un pochino più grande per inserirvi eventualmente la forbice, i marker, il metro. E quindi quello che poi vi servirà per avere a portata di mano e di lavoro. Il porta uncinetti pesa 70 grammi, quindi vi serviranno due gomitoli da 50 grammi di filato. Io ho utilizzato questo che è il Stone Washed di Shippies. Ed è un filato appunto che un gomitolo da 50 grammi ha 130 metri di lunghezza ed è la lavorazione consigliata con ferri del 3-3,5. Io per la lavorazione ho utilizzato dapprima l'uncinetto del 3,5 e poi per la parte interna delle alette, quindi per realizzare il pannello ho utilizzato il 3,5 e poi per il punto fantasia interno delle alette ho utilizzato il numero 4 perché questo punto tende a restringere e quindi ho dato maggior respiro alla lavorazione. Poi, come al solito, vi servirà una forbice a goda lana e metro per prendere le misure. La larghezza del vostro rettangolo, del vostro pannello di lavorazione, nel mio caso misura
26 cm, ma questa larghezza la potete decidere voi. Il pannello viene lavorato dal basso verso l'alto. Io ho deciso di creare una custodia per riporre qui dentro 6 uncinetti. Però naturalmente voi potete anche decidere di farla più grande o più piccola a seconda delle vostre esigenze, naturalmente. Vedete? E qui ho lasciato un ulteriore spazio per riporre le forbici, i marker, il metro e quello che è necessario, e poi i marker eventualmente li potete appendere anche nella parte superiore della vostra custodia. Vediamo invece le misure del nostro portauncinetti, della nostra custodia. Dapprima dobbiamo realizzare il pannello esterno, che va lavorato dal basso verso l'alto, e dovrà avere una misura necessaria per contenere il nostro uncinetto. Quindi se l'uncinetto è di 16 centimetri, 15 e mezzo, vedete, il nostro pannello dovrà avere una lavorazione naturalmente superiore, e in questo caso il mio pannello misura 18,5 centimetri. Poi, una volta lavorato il nostro pannello, e vedremo tutto nei vari passaggi del video, dovremo andare a continuare la lavorazione nei due lati del pannello, creando un'aletta per la base, che è questa, che poi verrà ripiegata e dovrà contenere il nostro uncinetto. Quindi la base sottostante avrà un'altezza di 8 cm e mezzo, e la parte sopra, che dovrà appunto proteggere la punta, ha un'altezza di 5 cm più poi con l'archetto 5 cm e mezzo con il ventaglietto. Il punto di lavorazione non dovrà avere una trama troppo lasca, ma vi consiglio di lavorare il filato in base alla vostra tensione di lavoro, ma per un risultato di una trama sostenuta, consistente, perché appunto non deve risultare una lavorazione molliccia, ma insomma abbastanza sostenuta. E la scelta appunto di questo punto fantasia è proprio per dare una trama fitta a questa custodia. Realizzo una catenella di maglie numero dispari. Nel mio caso ho montato 33 catenelle, più poi ne vado a montare altre 3. Quindi nel mio caso monto 36 catenelle per realizzare appunto il mio pannellino. Una volta che ho realizzato le mie catenelle, faccio un gettato e nella quarta maglia dell'uncinetto, quindi 1, 2, 3 e 4, realizzo una mezza maglia alta e procedo a lavorare tutta la base delle mie catenelle a mezze maglie alte fino alla fine del mio giro. Dopo che ho lavorato la mia base a mezze maglie alte, faccio 2 catenelle, giro il mio lavoro e nella terza maglia dell'uncinetto, quindi 1, 2, 3, ossia nella prima mezza maglia alta che ho lavorato, puntando l'uncinetto soltanto nell'asola posteriore, porto fuori il filo e tengo l'asola bella morbida. Un gettato, entro nell'asola posteriore della maglia successiva e porto fuori il filo. Un gettato di nuovo, entro nell'asola posteriore della maglia successiva e porto fuori il filo. Ho 7 asole sull'uncinetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Un gettato e passo l'uncinetto attraverso tutte le asole. Un gettato, realizzo una catenella e vado a chiudere il mio primo fiorellino. Un gettato, punto l'asola
nell'ultima maglia, nella stessa maglia, l'ultima che ho lavorato, quindi nell'asola posteriore, e porto fuori il filo. Un gettato, entro nell'asola posteriore della maglia successiva e porto fuori il filo. Un gettato, entro nell'asola posteriore della maglia successiva e porto fuori il mio filo. Passo il filo attraverso tutte le asole e chiudo con una catenella. Continuo a lavorare tutta la mia base di lavoro fino alla fine in questo modo, creando i miei fiorellini. Concludo il mio giro realizzando l'ultimo fiorellino, quindi un gettato, entro nell'asola posteriore sempre dell'ultima maglia lavorata e porto fuori il filo, un gettato, entro nell'asola posteriore della maglia successiva e mi resta, vedete l'ultima maglia qui dell'angolino, che è la seconda catenella qui, questa prima catenella che è appunto la seconda dove io ho girato praticamente il lavoro all'inizio. Porto fuori l'uncinetto. Un gettato e passo attraverso le mie sette asole e chiudo con una catenella. Realizziamo una catenella e giriamo il nostro lavoro. Ora dovrò andare a lavorare al centro, nel buchino, vedete, al centro del mio fiorellino, quindi in questo buchino qui, in quest'altro buchino qui, cioè il centro del mio fiorellino dove io ho praticamente chiuso tutte le mie asole. Vedete questo qui in mezzo al centro del buchino del fiorellino. Quindi vado a lavorare, questo era il primo giro del punto fiore, vado a lavorare il secondo giro del punto fantasia. Ho realizzato una catenella, ho voltato il mio lavoro, faccio un gettato e punto l'uncinetto al centro del mio fiorellino e realizzo una mezza maglia alta e un'altra mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, vado nel centro del fiorellino successivo, nel buchino qui dove appunto avevo chiuso tutte le sette asole e vado a realizzare due maglie, mezze maglie alte all'interno dello stesso spazio di base. E procedo così per tutta la lavorazione del punto fantasia. Quindi dove ho qui il punto di chiusura, il buchino, vedete, questo praticamente del fiorellino, in ogni spazietto, in ogni buchino vado a lavorare due mezze maglie alte. Una e due. Passo nel fiorellino successivo, una e due. Vedete? Arrivata quasi alla fine del mio giro, nell'ultimo appunto buchino del fiore, realizzo le mie ultime due mezze maglie alte e concludo la mia lavorazione realizzando una mezza maglia alta nella seconda della catenella di lavoro del giro precedente, quindi qui vedete. E ho concluso il mio secondo giro. Ora dovrò andare a lavorare per creare questo punto fantasia, dovrò andare a lavorare il primo e il secondo giro del mio punto alternati. Realizzo 2 catenelle, quindi volto il mio lavoro. Questo è il mio dritto di lavorazione, non considerando la base di lavoro, devo andare ora ad alternare sempre il primo e il secondo giro. Quindi andiamo a ripetere il primo giro. Realizzate quindi le mie 2 catenelle, lavoro nella terza maglia dell'uncinetto con un gettato, vedete? Ho le 2 catenelle. Faccio il gettato, lavoro nella terza maglia dell'uncinetto, puntandolo nella costina posteriore, porto fuori il filo. Un gettato, punto l'uncinetto nell'asola posteriore della maglia successiva e porto fuori il filo. Un gettato, entro nell'asola posteriore della maglia successiva e porto fuori il filo. Quindi ho 3, 4, 5, 6, 7 asole.
porto fuori l'uncinetto da tutte le mie asole e chiudo con una catenella. Un gettato, lavoro nell'ultima maglia, nella costa posteriore dell'ultima maglia che ho appena lavorato, porto fuori il filo, un gettato, entro nell'asola posteriore della maglia successiva e porto fuori il filo, un gettato, entro nell'asola posteriore e porto fuori il filo. Ho le mie 7 asole sull'uncinetto, chiudo con un gettato che faccio passare attraverso tutte le 7 asole e chiudo con una catenella, con una maglia. Quindi vado a ripetere quello che era il mio primo giro di lavorazione per tutta la base. Lavorati tutti i miei punti fiorellini, realizzo l'ultimo, mi resteranno due maglie, vedete, di base, una e due. Quindi un gettato, punto l'uncinetto nell'ultima maglia di base che ho lavorato e porto fuori il filo, un gettato e punto nell'asola posteriore della penultima maglia del giro. Un gettato e punto l'uncinetto nell'asola posteriore dell'ultima maglia del giro. Filo sull'uncinetto, chiudo, passo attraverso tutte le 7 asole e ho concluso quello che è, diciamo, il primo giro del mio fiore. E parto con la lavorazione del secondo giro del punto fantasia, come abbiamo visto prima, facendo un gettato, giro il mio lavoro, un gettato e qui dove ho il forellino, dove ho chiuso le mie 7 asole prima, realizzo 2 mezze maglie alte. Passo nel forellino successivo, quindi questo, dove ho chiuso le mie 7 asole, vedete qui, e realizzo 2 mezze maglie alte. Vado nel forellino successivo, 2 mezze maglie alte. E procedo per tutto il mio giro. E lavorate le ultime 2 mezze maglie alte, nell'ultima maglia qui nell'angolino, realizzo una mezza maglia alta. Quindi procedo, questo qui è il dritto del lavoro, vedete, questo è il rovescio e questo è il dritto del mio lavoro. Questo è appunto un campioncino. Voi dovete procedere a lavorare il vostro pannello alternando questo primo e secondo giro. Il pannello che io ottengo ha una larghezza di 18 centimetri e mezzo. Comunque dovete calcolare che poi in questa dimensione, in questa larghezza, ci stanno dentro i vostri uncinetti. Quindi non potete lavorare un pannello della lunghezza dell'uncinetto, in questo caso 15 centimetri, ma ovviamente dovrete dare dei centimetri di respiro e quindi lasciare appunto un pochino di margine perché gli uncinetti dovranno essere contenuti in questa custodia. Quindi realizzate appunto un pannello che va dai 18 ai 19 centimetri circa, il mio è 18,5. Per un'altezza, qui lo deciderete voi, io lavoro per un'altezza di 27 centimetri, ma l'altezza sarà variabile a seconda appunto della misura della vostra custodia che vorrete ottenere e di quanti uncinetti che vorrete appunto inserire poi nel vostro diciamo astuccio. Poi la custodia vedrete che si piegherà in questo modo, però adesso noi andremo a lavorare delle alette, appunto che saranno quelle che poi andranno ripiegate in questo senso per andare a proteggere i nostri uncinetti, ma passo passo adesso vediamo tutti i passaggi. Quindi io mi fermo adesso nel mio caso a una lunghezza di 27 centimetri, che è appunto all'altezza del pannello che io ho lavorato. Terminato il mio giro, non taglio il filo, quindi ho terminato il mio giro a mezze maglie alte, non taglio il filo, faccio una catenella, giro il mio lavoro e vado a scontornare la base di questo lato a maglie basse, quindi una catenella, punto l'uncinetto e faccio una maglia bassa e mi posiziono subito un marker. Lavoro
questa base con delle maglie basse. Devo ottenere un numero di maglie di numero pari e vado a lavorarle con una distanza regolare, quindi non devono essere troppo poche, troppo tirate, ma neanche troppe. Devo appunto rendere, cioè scontornare appunto questa base lavorando appunto queste maglie basse ad una distanza regolare. E naturalmente mi segno il numero di maglie pari ottenute, perché dovranno essere le stesse che poi io vado a lavorare in questo altro lato. Nella mia lunghezza dei 27 centimetri io ho scontornato con 42 maglie basse, così a titolo indicativo. Ora, ho lavorato appunto questa base di maglie basse, vado a lavorare il punto tessuto, ma potete lavorare con qualsiasi punto vi piaccia, anche delle semplici maglie basse. Io ho deciso appunto di lavorare con questo punto tessuto, quindi faccio 2 catenelle, volto il mio lavoro in questo modo e salto 1, 2, 3 e nella quarta io vado a lavorare una maglia bassa, quindi non considero le due che ho lavorato, non considero la prima maglia di base, quindi 1, 2, 3 e nella quarta vado a lavorare una maglia bassa e mi fisso in questo punto un marker, in questo diciamo forellino che io ho lavorato. Qui dentro io mi vado a posizionare un marker per ricordarmi appunto che poi è il margine questo di fine giro quando poi volto il lavoro. Quindi faccio una catenella, salto una maglia di base e nella successiva lavoro una maglia bassa. Una catenella, salto la maglia di base e nella successiva lavoro una maglia bassa. Una catenella, salto una maglia di base e nella successiva lavoro una maglia bassa. Questo punto qui l'avevamo visto sia per maglia girasole, che avevamo realizzato i pannelli con questo bellissimo punto, ed anche per fior di loto, per il corpo appunto centrale della maglia. Si lavora su un numero di maglie pari, mi raccomando, e quindi procedete a lavorare tutta la base con questo punto. Sono arrivata alla fine, ho lavorato una maglia bassa, faccio una catenella di separazione, salto la maglia di base sottostante e vado a lavorare l'ultima maglia, ed è corretto perché è quella in cui prima io sono andata a posizionare il mio marker. Quindi lavoro una maglia bassa e ho così terminato il mio giro di lavorazione. E riparto, faccio 2 catenelle, volto il mio lavoro e salto appunto queste 2 catenelle che ho appena lavorato, 1, 2, la terza che è quella della maglia bassa, e nella quarta, quindi nel forellino qui in mezzo, vado a fare una maglia bassa e mi segno questo punto, posiziono un marker perché appunto mi devo ricordare che è quello che del giro che delimita appunto l'inizio e la fine del giro. Faccio una catenella, salto la maglia bassa di base sottostante e quindi adesso in tutti i forellini vado a lavorare le maglie basse. Quindi una catenella, salto la maglia bassa sottostante e nel forellino di spaziatura vado a lavorare una maglia bassa. Una catenella, nel forellino vado a lavorare una maglia bassa. Una catenella, salto la maglia di base, la maglia bassa, e quindi procedo a lavorare in modo alternato questo punto tela, punto tessuto. Quindi procedete adesso a lavorare questo punto con giri di andata e di ritorno. Vedete, se fate fatica a vedere il punto, basta che aprite un pochino e vedete il forellino
e lì dovete inserire il vostro uncinetto, quindi è facile da riconoscere. Terminato il giro avete realizzato appunto una maglia bassa, una catenella di spaziatura, saltate la maglia bassa sottostante e dove avete il marker, quindi qui all'interno, andate a fare la vostra maglia bassa. Togliete il marker e una, due catenelle, voltate il vostro lavoro e qui dove avete il forellino, quindi saltate la maglia bassa, dove avete il forellino andate a fare la vostra maglia bassa. E riposizionate il marker qui nel forellino, perché poi nel giro di ritorno dovrete andare a lavorare la vostra maglia bassa. Il punto tela è un punto che tende a restringere, quindi io ho preferito lavorarlo con l'uncinetto del numero 4 ed eventualmente, se vedete che appunto le maglie di base lavorate un pezzettino tendono a restringere, montate pure 44-46 maglie, quindi fate una prova e valutate magari un pezzettino di lavorazione, anche perché per ognuna di noi la tensione del lavoro varia, e fate in modo che non venga troppo stretto rispetto appunto alla base di lavoro. Una volta che io ho lavorato il mio ultimo giro a punto tela, che quindi ho realizzato i miei 7 cm, quelli che saranno ripiegati e saranno appunto la base della custodia dei miei uncinetti, e ho lavorato il mio ultimo giro e mi trovo in questa posizione, quindi con il dritto del lavoro rivolto verso di me e in questo angolino, vado a rifinire con un bordino a punto ventaglietti. Quindi ho realizzato l'ultima maglia, faccio una catenella, rientro nell'ultima maglia di base e realizzo una maglia bassa in questo modo. Catenella, rientro nella maglia di base, sottostante, maglia bassa, filo sull'uncinetto. Allora salto due maglie, cioè salto una maglia di base, e qui dove ho la mia maglia bassa lavorata vado a fare una, due, tre e quattro maglie alte, quindi creo un punto, un ventaglio. Quindi salto la maglia di base successiva e in quella dopo, quindi dove ho lavorato la mia maglia bassa, faccio una maglia bassa. Di nuovo ripeto, salto una maglia di base, quella che ha il forellino, e nella maglia di base successiva lavoro all'interno dello stesso spazio 4 maglie alte, quindi 2, 3 e 4, salto una maglia di base e nella maglia bassa successiva faccio una maglia bassa, quindi vado a creare per tutta la base di lavoro questo punto ventagli. E quando ho lavorato anche le ultime 4 maglie alte dell'ultimo ventaglio, concludo nell'angolino con una maglia bassa. In questo modo. Una catenella, giro il mio lavoro e vado a lavorare il bordino per rifinire da questa parte fino a che non arrivo appunto alla base di lavoro di partenza. Quindi lavoro delle maglie basse perché appunto vado a rifinire questo bordino che risulta un pochino regolare, e quindi vado a dare maggior dettaglio al mio pannello. Vedete come viene ben rifinito dopo il giro di maglie basse, e vado a fare la stessa cosa anche da questa parte, quindi vado a livellare anche questo bordo con delle maglie basse. Realizzato quindi il mio lato del porta uncinetti, quello che poi ripiegato diventerà la base che conterà appunto la base del mio uncinetto, vado a realizzare, attaccandomi con il filo ad un angolino
nel lato appunto del pannello vado a lavorare un altro pezzettino appunto tela con con la rifinitura del punto ventaglietti. Realizzato il vostro pannello ad uncinetto, andiamo a preparare un rivestimento con una fodera interna. Potete appunto acquistare o al mercato o nei negozi di stoffa dei piccoli appunto o scampoli di stoffa o trovate appunto delle stoffe al metro di cotone per poter utilizzare appunto per questi rivestimenti o se avete a casa delle stoffe appunto di avanzo. Ritagliate un rettangolo di stoffa di mezzo centimetro più grande rispetto all'interno, vedete, del vostro rettangolo da foderare, quindi dovete praticamente lasciare libero la parte dell'archetto più un paio di giri. Io qui ho lasciato appunto tela, ho lasciato ovviamente libero il margine che abbiamo rifinito qui ai lati e dall'altra parte ho fatto lo stesso, ho lasciato appunto libero la parte dell'archetto più due giri circa un centimetro e mezzo del punto tessuto. Ho ritagliato appunto la stoffa più grande di mezzo centimetro rispetto alla parte da confezionare ed ho ripiegato questo mezzo centimetro all'interno e come vedete l'ho fissato innanzitutto intorno con dei piccoli spilli. L'ho appunto piegato cercando di insistere a piegare bene di fare bene la piegatura e poi sono andata a puntare tutto intorno per imbastire la stoffa da cucire con degli spilli e poi ho fatto delle piccole cuciture con del filo bianco, un ago con dei punti nascosti. Quindi si prende sopra e sotto un piccolo puntino, si passa sotto e con una cucitura nascosta, io sappiate che non so cucire, non sono brava a cucire, ma insomma questo tipo di cucitura è molto semplice da fare. Una volta completata la cucitura, andate a ripiegare, vedete, la parte lavorata appunto tessuto. Quindi vedete che qui c'è il punto fantasia che avevamo lavorato del primo pannello e questo è il punto tela che avevamo lavorato in orizzontale. Quindi andate a ripiegare nella riga di stacco. La parte ovviamente più ampia sarà quella della parte sotto del porta uncinetti, quella appunto che conterrà il manico e questa parte sopra è quella che conterrà poi la punta. Ora con un metro andate magari a segnarvi con ago e filo bianco e magari andate a fare una piccola riga di imbastitura la distanziatura che volete creare per lo spazio di contenimento di un singolo uncinetto, quindi all'incirca 3 o 4 centimetri. E poi con il vostro ago, quando avete appunto stabilito, prendete ovviamente nella parte sotto all'archetto, vedete in questo modo, con il filo, pinzando soltanto la stoffa e senza bucare la parte sotto del porto uncinetti, andate con l'ago a fare una piccola cucitura, tanto basta soltanto segnare pochissimo diciamo la parte dello scomparto che andrà a definire poi lo scomparto del porto uncinetti e con dei piccoli punti prendendo soltanto la parte della stoffa sottostante andiamo a segnare, vedete, appena appena infilando l'ago e prendendo soltanto la parte della cucitura andiamo a ovviamente, quando usciamo con il filo, stiamo subito a pungere con l'ago una parte vicina a dove appunto siamo usciti. E poi magari usciamo per un centimetro con la punta e ripartiamo nuovamente a segnare. Basta segnarlo appena questo margine. Vedete in questo modo, senza forare, appunto uscire dall'altra parte, ovviamente. Ecco qui che io ho creato un piccolo scomparto, vedete,
per il mio uncinetto che è appena segnato ma non si vede. Io ho effettuato anche una piccola cucitura sempre con l'ago di filo bianco, in questo caso con il filo bianco e l'ago, anche nel margine. Si può fare anche una cucitura a maglia bassissima, però mi è piaciuta così, mi è sembrato appunto che rimanesse un pochino più ordinata e meno grossolana. Potete appunto calcolarvi la distanza esatta con il metro, o potete anche, una volta realizzato il primo scomparto, vedete, posizionare il secondo uncinetto e ad occhio trovarvi la distanza anche regolare, o fare una prova anche di imbastitura, vedete, con l'ago e il filo, senza fare il nodino alla fine. Fate una prova, vedete, così, che eventualmente alla fine, se non vi piace o avete sbagliato qualcosa nel segnarvi la distanza, potete prendere la codina ed eventualmente sfilare il tutto e valutare appunto se vi piace o meno. Quindi qui le distanze possono essere calcolate anche a piacere, a seconda anche del numero di uncinetti che vorrete posizionare nel vostro astuccio. Io ho creato 6 scomparti per contenere 6 uncinetti e ho lasciato uno scomparto più grande di una larghezza interna di 9 cm, però appunto questo può essere una vostra scelta, e poi potrete appunto inserire i vostri marker, la vostra forbice oppure il metro, le cose appunto che vi interessano. E qui invece nella parte alta sono andata appunto a fissare soltanto i due pezzettini dei laterali, perché in questa parte appunto deve solo coprire le punte, perciò non serve fare la parte di cucitura dello scomparto, è comodo lasciarla così. Ora dobbiamo creare il laccetto, il cordino che andrà a tenere chiuso il nostro astuccio, perché adesso il nostro astuccio verrà ripiegato in questo modo ed andremo ad inserire ed applicare qui un cordino tridimensionale di 80 cm. Prendo il mio gomitolo e tiro una codina, lascio da parte una codina di circa 3 metri, 3 metri e mezzo. Questo cordino che andiamo a creare è un cordino ai cord, l'abbiamo già visto per come inizio lavoro della maglia fior di loto che vi avevo presentato 2 anni fa e che avevo utilizzato come inizio di lavorazione per la maglia top down, perché rispetto appunto a una catenella d'inizio semplice, in quel tipo di maglia questo cordino qui, che risulta leggermente elastico, tiene comunque molto bene in forma il progetto, quindi evita che appunto la lavorazione si slabbri, e tra l'altro appunto questa lavorazione tridimensionale dà anche una rifinitura, in quel caso dava una rifinitura al capo molto bella. Ci sono più metodi per realizzare questo cordino anche senza lasciare la codina lunga, ma lavorando soltanto con la codina del gomitolo, senza appunto lasciare una parte più lunga iniziale, ma con questo io mi trovo meglio e trovo che la lavorazione nel mio caso mi risulti più ben definita. Quindi creo l'asola di lavoro, porto il filo della codina da davanti verso dietro l'uncinetto e quello che invece tengo nel gomitolo da dietro verso davanti, facendo questo gettato lo faccio passare ed esco. Quindi di nuovo ripeto il filo della codina da davanti verso dietro e quello del gomitolo da dietro verso davanti come un gettato, e porto fuori l'asola, e così procedo a creare il mio cordino, che deve essere lungo 80 cm. Una volta che ho realizzato il mio cordino, trovo la metà esatta del mio porta uncinetti e
con l'aiuto di un uncinetto porto fuori il cordino in questo modo. Ed ecco che, avvolgendolo intorno alla custodia, posso procedere a chiudere il mio astuccio, che è pronto. Questi uncinetti sono veramente fantastici. E per le più pigre, per chi non ha voglia appunto di realizzare la sua custodia a mano, ma vuole anche qualcosa di più pregiato, trovate anche dei porta uncinetti in pelle molto comodi, vedete? E qui ci sono sempre gli uncinetti decorati a mano, che vi assicuro sono strepitosi. Oppure ci sono anche queste custodie, sempre per chi ha voglia di trovarle già pronte, in stoffa. In questo caso appunto abbiamo molti scomparti, come vedete, e qui una comoda custodia con cerniera per riporre la propria forbice, il proprio metro e i vostri accessori. Il video di oggi è terminato. Spero che la proposta vi sia piaciuta, vedrete che vi divertirete sicuramente a realizzarlo e sicuramente non potrete più farne a meno. Ci vediamo alla prossima, buona creatività, grazie, ciao!